rocco de dreamer a casa. Pagano troppo serine sul palco. Frequenza giusta con SP30. In ogni disco, ogni balera. Illuminiamo di vita la sera. Unisciti a noi, qui c'è aria di festa. Only good vibes with us tonight. Sì. This is our time. Celebrity lui. Se tu ti vuoi divertire con noi, metti il play, ascolta fino all'estasi. Metti Ricky Rocco e Merca Caso, we're the best. Siamo anche in visual radio. In aria di questa roba, eh. We are the best. DJ Radio Show. Oh, 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 oh. Now let's go dance into the morning. Oh, 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 oh. C'è Ricky J Radio Show. Oh, oh, oh. Benvenuti ufficialmente alla nostra puntatazza di quest'oggi. Ciao a tutti, buona serata, buongiorno, buonanotte, vale sempre il podcast. Allora, io sono Ricky Rocco Voice e con me c'è come sempre la macchina dei suoni, lui. DJ Marco a casa vostro, DJ personale. Benvenuti, sentite una voce femminile oggi insieme a noi. Saluto sempre Fabio che ha fatto la sigla, Fab the Dreamer, che abbiamo avuto ospite nelle scorse puntate. Ciao bro, ciao bro. Ciao bro. Diamo lo spazio oggi a una bellissima ragazza. Poi parliamo anche dei tatuaggi, perché sì, mi è caduto l'occhio sul tatuaggio. Ne ho cinque, te lo cinque dico, tattoo. Ti avviso. Allora, a te ti piacciono i tatuaggi ma non te li fai. Però uguale, io ho sempre sta fissa di tatuaggi. Ma non hai paura del lago? Uno. Hai paura del lago? Un pochettino sì. Ah, ecco dov'è. Tu hai paura del lago, Merck? Scusa. Un pochettino, un pochettino. Allora, abbiamo ospite Sara J. Jones. Eccomi. Ben trovata. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Eccoci qua. Ma com'è che dici tu sui social? Buongiorno, Fagiolini. Fagiolini. E anche per la notte, cioè non è che buonasera, siamo a ripeterlo. Fagiolini. Allora, voi vi ricordate Renato Zero? Renato, lui aveva, sì. Aveva i sorcini. I sorcini, esatto. I sorcini? I tuoi fan sono sì. I fagiolini. Fagiolini. Tipo l'Alessandra Amoroso, la Big Family. Esatto, esatto. Nato tutto per caso, sono venuti fuori questi fagiolini. Fagiolini. Mi mandano le foto di quando cucinano i fagiolini, addirittura mi mandano. Tanta roba, tanta roba. Allora, Sara oggi si racconterà un po' di sé ai nostri microfoni. Partiamo subito col presentarla. Chi sì. sei, Sara? Sei... Allora, innanzitutto... Tante cose. Sono tante cose. Sei simpaticissima, bellissima e bravissima, come sempre. Allora, a parte i complimenti, ti ringrazio. Vai. Però, allora, innanzitutto sono una cantautrice, quindi canto e scrivo. Perfetto. Poi sono influencer. Yes. Okay. Bello influencer. Eh sì, bello sto nome. Tanta roba. Questo è più bello, Content creator. Quindi okay. Creo contenuti. Contenuti. Crea contenuti. Esatto, allora... creo contenuti. Questa è la cosa fondamentale nel 2021, creare contenuti, qualcosa sì. che... Molto difficile in realtà, Cioè nel senso, bisogna sempre averne una. Sempre reinventarsi, sempre creare. Ad esempio, creare. Venire qui nella nostra radio, nel nostro podcast, è un contenuto. Certo, esatto. Un contenuto. Certo. Il megafonino che ho comprato io oggi è, è un contenuto, cioè è una cavolata, ma diciamo è un contenuto. Diciamo di sì, dai. Sì. Vabbè, tanto per, dammela pure buona. E quindi questa è... la risata di TikTok, infatti, questi ridono. Allora, quindi fagiolini ascoltateci stasera o quando volete, che sarai con noi, sentiremo due sue canzoni, assolutamente sì, i suoi brani. E poi chissà, magari una sorpresa così live. E perché no live? Così. Io sono qui. Vediamo, siete, vediamo cosa succede. Allora, ricordiamo la tua pagina Instagram, sarajay_music. Yes. Preferisci underscore? Io dico trattino basso. Poi mi viene in mente un aneddoto, perché vai. Trattino basso è il momento dell'aneddoto. In una trasmissione che ho fatto c'è stata una persona che ha detto trattino basso e sembrava un cognome, quindi tutti l'abbiamo guardato così, così. Trattino basso, trattino basso, cioè Ricky trattino l'anagrafe basso. Cioè l'anagrafe, metti trattino basso. Io mi chiamo Sara J trattino basso, però music. Ci sta nel 2021, aspetto un nome anche questo, di un programma trattino basso, trattino show. Basso show, perché va sempre inserito. Depositatelo. Ormai... trattino basso show, proprio scritto tutto hashtag attaccato. Depositatelo. Depositatelo. Allora, quindi seguitela su Instagram, da lì accederete a un contenuto unico, unico. Ogni giorno ce n'è una. Allora, ti racconti tanto nelle stories, anche Marco ti segue, sì. Quindi racconti sì, tutto quello sì. che fai durante la giornata, fai post, fai reel. E molto importanti, tra l'altro, i reel adesso. Sì, vanno per la maggiore. Vanno tanto. Vanno nella strada anche di TikTok, cioè dei mini video, per spiegarci. Sì.
sei influencer anche al Bicocca Village. Esattamente. Salutiamo sì. tutto il Bicocca Salutiamo Village. Salutiamo tutti del Bicocca Village, vabbè, la direzione ovviamente. Yes. E tutta l'agenzia Yes che mi segue da dietro. Quindi perfetto, perfetto. Direi che ci siamo. Quindi racconti quello che sono le attività all'interno. Tutto. Durante tutti gli eventi abbiamo fatto il primo con Andrea Mainardi, lo chef. Certo. Che saluto anche lui ovviamente. Quello che era stato a Grande Fratello. Esattamente lui. Okay. E abbiamo fatto un evento dove appunto abbiamo dato un sacco di dolci al Bicocca Village, che non ti spiego neanche la fila perché immagino casa mia partiva da casa mia. Spiego, quindi sì, sì. per esempio abbiamo visto una tua stories sui go-kart. E sui go-kart, esatto. certo, vado anche, io sono una pazza, quindi ovviamente vado anche sui go-kart. Ti butti dove assolutamente. Tra l'altro sono elettrici. Sono elettrici. Noi parliamo veloce. Parliamo sempre di go-kart, perché salutiamo lo Sbiello Park, dove noi siamo Ciao, spesso. Max e tutto Ciao, lo staff. Sbiello Park. Sì. Ecco, facciamo una story dopo per lo Sbiello Park. Assolutamente. Ciao Sbiello. Assolutamente. Allora, va bene, parlando di kart. Quindi, questo è per quanto riguarda la tua parte influencer, di contenuti posti su Instagram. E la tua parte invece canterina, bellissimo questo termine. Artistica, come cantautrice, dicevamo poco fa, una voce pazzesca, tra poco la sentirete. Grazie. Ma già è passata in radio su YouTube, l'avrete sicuramente già intercettata. Se non l'avete fatto, stasera la scoprite insieme a noi. È l'occasione giusta. Perfetto. Dicevi poco fa fuori onda che hai iniziato giovanissima. Sì, io ho iniziato praticamente all'età delle medie, quindi ormai sono passati anche più di 14 anni. Perché a me piace dire questo 14 anni, ma forse sono anche di più. Di più? Sì, di più direi. Ma sei una pischella. Ho iniziato ballando, ti dico la verità. Ballando. Da piccola ballavo, poi sono andata nel canto. Ah, quindi carriera musical anche, no? Ho fatto anche musical. Hai fatto. Sì. Com'è stato? Bello, a me piace molto. Cantare, piace ballare, molto, recitare, molto. Completo. Sì. Allora, qua mi parte subito la domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti. Dimmi. Cosa ne pensi dei talent? Eccolo. Allora, sempre. Penso, schietta, guarda, schietta? Sì. È che purtroppo so tutti i meccanismi che ci stanno dietro, quindi... No. No, no comment. Per me è un no. Per me è un no. Allora, rispondiamo da talent. Perché per me no. Allora, premetto che in teoria comunque aiuta molto nella crescita, però sapendo tutto quello che c'è dietro mi dispiace, ma meccanismo troppo complicato, non ti piace, preferisci è meglio di no. Bocciato. Preferisci la tua, allora, il tuo percorso. Magari chi lo sa, un giorno mi ci ritrovo dentro anch'io, certo. eccetera, non, però so come ci si arriva e questo non è no. Ho capito. Quindi... va benissimo. Dai talent di social abbiamo già parlato, il rapporto con i social, beh, non possiamo che dire che il tuo rapporto è stupendo. È stupendo. Instagram, sì. Quello. Sta crescendo, man mano cresce sempre di più. Quindi i social li archiviamo, ma ne parleremo ancora durante la puntata. Assolutamente. Rimaniamo sul tema musicale e ti voglio fare sta domanda. Dimmi. Come è cambiata la tua voce da quando eri... ragazzina ad oggi, cioè quando avevi 12-13 anni? Cioè... Allora, questa domanda cade a pennello perché la mia insegnante di canto è anche logopedista. Ok. Quindi sa perfettamente quanti cambi di voce ha una donna oppure un uomo, perché ce li abbiamo tutti, anche se non ce ne accorgiamo. Sì. E io, le donne in generale, ne hanno 7 addirittura, pensate. Ah. Cioè, da quando si è giovani fino in a... mutamedia, abbiamo scoperto una cosa che non sapevamo. Sì, 7 cambi di voce, invece gli uomini 5. 5 cambi esatto, di voce. Esatto, io ne ho sentiti un sacco e devo dire che la mia voce adesso è bella... Chiave melodica, è cambiato. È cambiato proprio, ma anche hai un timbro leggermente graffiato quando parli e quando canti si sente di meno, a esatto. volte di più, a volte di meno. Esattamente. Giusto? È un effetto che qua è incorporato. Ce l'ho io. È già così naturale, sì, un po'... È un plugin che hai qua. Plugin, sono un computer. Ok, la tua giornata tipo... Mamma... È complicata tra social, influencer, musica. Sì. Perché innanzitutto vorrei ricordare anche che oltre tutte queste cose ho un lavoro base. Vabbè. Io faccio la barista chef, quindi... Ok, perfetto, quindi... non c'entra niente, no, però... io sono diplomato all'alberghiero, benissimo, quindi... benvenuto nel club. Il tema è sempre... io sono un chimico. Periodo chimico? Allora? Chimico. Passo allora. Vanno a carta? Ah, passo vanno a carta? Ah, buono, adesso... Pintus, perché è tutto il giro, Cannavacciuolo, Pintus, Cannavacciuolo, e poi rigira e rigira... Hai cagato? Questa la capiscono solo quelli che hanno visto LOL, che tra l'altro io non ho visto, però... Hai visto i mini video. Però ha visto i mini video, dai, è praticamente come se l'avessi visto.
visto. Ma parliamo di musica, perché 11 minuti che parliamo, sentiamo una delle 11 tue 11 minuti. Sì, 11 minuti. Primo talk. Vola il tempo quando si sta bene. Sentiamo tuo primo disco, esatto. Che è Tutte le canzoni. Tu, che non intendi tutte le canzoni, cioè no, non è che le perché ascoltiamo tutte. Prima li faccio a Marco. Allora, stasera mettiamo tutte le canzoni. E lui, no, mi fa tutte. Tutte, tutte, sette, è una gag. Sì, ma in un'ora, cioè. Non ci stanno tutte. Anche se fai un DJ set mixato, forse. E loro, no, è il titolo del brano, Tutte le canzoni, esatto. Sara J. Jones su Radio SCP30, Ricky J Radio Show. Ecco, Tutte le canzoni. E te ci inventiamo un ricordo. I battiti aumentano, il sole va giù. In mezzo alla folla ci stiamo cercando.